Sono Ulisse Savini, che sono il suo collega. Ah, sì. Perfetto, perfetto. Scusi, ciao, Savini, ciao. Buon pomeriggio, ben trovato. Ciao Ulisse, eccoci qui, ben trovati. Volevo chiaramente chiederti, visto che stiamo parlando del futuro portiere della Primavera giallorossa e anche del terzo portiere della Roma, se poi Curci dovesse partire, di che livello stiamo parlando? Noi l'abbiamo visto nella Fiorentina, si parla un gran bene di questo Svetkauskas, solo 18 anni, spiegacelo un po', illustracelo anche per i nostri radioascoltatori che non hanno avuto il piacere di vederlo magari. Sì, Thomas è stato il miglior portiere quest'anno del torneo Primavera, oltre che il miglior portiere del torneo di Viareggio. È un giocatore, è un portiere secondo me di grande prospettiva, e è anche un po' strano che la Fiorentina non abbia esercitato il diritto di riscatto, ma appena la notizia si è sparsa, subito diciamo Sabatini con i suoi osservatori ci hanno contattato per portarlo alla Roma. È un giocatore secondo me di grandissima prospettiva, nel suo ruolo credo che per la sua età sia uno dei migliori in circolazione. Sì, ne parlavamo anche prima, è sicuramente un ottimo prodotto del vivaio viola e comunque anche un ottimo calciatore, non vorrei sbagliarmi, è stato premiato proprio come miglior calciatore del torneo di Viareggio, vero? Sì, a Viareggio è stato il miglior portiere del torneo di Viareggio e anche quest'anno da gennaio in poi, cioè da quando è arrivato il suo transfer per poter giocare, è stato praticamente il mio portiere del torneo Primavera. Senti, quando è nata veramente proprio la trattativa tra voi e la Roma? Allora, la trattativa in realtà è nata ovviamente negli ultimi giorni di giugno, perché la Fiorentina aveva un diritto di riscatto del giocatore al 31 di maggio. Al 31 di maggio la trattativa per il diritto di riscatto del giocatore non è andata a buon fine, però per la correttezza insomma che ci legava al club Gigliato abbiamo cercato fino alla fine di cercare di mettere d'accordo i due club. Nel momento in cui ci siamo resi conto che tutti i tentativi erano vani, non riuscivamo a trovare un accordo, è normale che ci abbiamo cominciato a guardarci intorno, ma nel rispetto della correttezza dell'accordo. E quando abbiamo capito che probabilmente la Roma era molto interessata al giocatore, ovviamente eravamo già al 30 di giugno, finiva il suo prestito, quindi finiva il prestito che lui aveva con la Fiorentina, e i primi giorni di luglio, nella fattispecie lunedì, ci siamo incontrati con i dirigenti della Roma e ci siamo messi d'accordo. Sì, anche perché insomma, quindi, come dicevi giustamente tu, la proprietà era della squadra lituana e quindi non della Fiorentina. Ecco, la domanda che poi ci arriva anche dai messaggi dei nostri ascoltatori è questa: portiere così importante, di prospettiva, così giovane, perché la Fiorentina se lo lascia scappare? Poi la Fiorentina insomma adesso con Pratego, Montella punta anche molto sui ragazzi, ha fatto benissimo, si dice perché viene alla Roma, magari perché è uno scarto, non è così, spieghiamo anche, no? No, assolutamente, nel senso che la Fiorentina quando mi ha convocato, il diritto di riscatto scadeva il 31 di maggio, quando sono stato convocato in sede alla Fiorentina, i dirigenti della Fiorentina mi hanno fatto un discorso tecnico-economico molto chiaro, tecnicamente nulla da dire, lui sarebbe stato il terzo portiere della Fiorentina. E dal punto di vista economico il problema era che la cifra di riscatto era molto alta per il loro budget e quindi di conseguenza l'intenzione della Fiorentina era quella di tenere il giocatore, fargli fare il terzo portiere, ma cercare di abbassare la cifra di riscatto proponendo un riscatto più basso con dei bonus in base ai risultati futuri che il giocatore avrebbe raggiunto. Quindi potremmo dire che è un'invenzione di Corvino poi abbandonata dai nuovi dirigenti? Sì, praticamente sì. Poi è ovvio che la trattativa è andata avanti per circa 20 giorni, nonostante che il diritto di riscatto fosse scaduto, noi comunque abbiamo continuato a trattare come se nulla fosse, perché mi sembrava ovvio cercare di mettersi d'accordo con la Fiorentina, una sorta di rispetto nei confronti del club, nel momento in cui ci siamo resi conto che la trattativa non portava a nulla e abbiamo sentito anche dall'altra parte che c'era un modo un po' anche di mollare diciamo la presa. È ovvio che per il nostro lavoro ci siamo un po' guardati intorno. L'interesse della Roma io sapevo che c'era, perché comunque contro di loro ho fatto una grande partita, più volte commentando il portiere con loro mi hanno sembrati diciamo così entusiasti del portiere, quindi poi la trattativa si è svolta lunedì a Roma, abbiamo chiuso in una giornata, quindi insomma non è mai stato un problema di cifre, quindi è mai stato un problema con la Roma, non c'è mai stato il problema delle cifre, erano super convinti del giocatore, quindi comunque hanno trovato un accordo in mezza giornata. Ulisse, volevo anche chiederti, allargando un po' l'obiettivo del nostro discorso, se
visto che adesso si parla molto anche di Leali che è andato dal Brescia alla Juventus, no? È stata chiusa questa, sì, questa trattativa. Insomma, sì, a tuo avviso stiamo parlando di un portiere, nel caso di Svetkauskas, di questo livello. Si parla di loro come i migliori giovani per questo ruolo a livello italiano, chiaramente come, come campione italiano, non di passaporto. Però sono loro due i giovani di migliori prospettive? Sì, 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 io credo che io nella mia esperienza così, conoscendo dei portieri anche dal punto di vista internazionale, ne ho visti tanti in quest'anno. Secondo me i tre portieri giovani più forti che ho visto erano Leali del Brescia, che è cresciuto molto, Svetkauskas appunto della Fiorentina, e poi Capino, che è il portiere 94, che ha giocato nel Panathinaikos titolare in Serie A in Grecia. Ovviamente a parità di valore, poi dopo la differenza la fanno le cifre, perché Leali ha una quotazione di mercato altissima, probabilmente con tutto il rispetto, insomma, forse un po' più alta anche del, del valore del giocatore, perché parliamo di una quotazione di mercato alta. Capino ovviamente ha giocato titolare nel Panathinaikos, quindi comunque insomma ha una quotazione di mercato alta, si parla di 1,5 milioni. È ovvio che alla cifra che la Roma ha comprato Svetkauskas nel rapporto prezzo qualità probabilmente ha fatto un affare. Ulisse, volevo chiederti anche un'altra cosa. Comunque tu hai diversi giocatori di prospettiva ed importanti, come ad esempio Svetkauskas, ma ne hai uno che lo scorso anno è stato una delle rivelazioni del campionato di Serie B con il Pescara, parliamo di Marco Capuano. Volevo chiederti se nel pourparlers con i dirigenti della Roma ti hanno mai chiesto informazioni su, su Capuano, e poi volevo chiederti, rimane a Pescara, va da qualche parte, a tanti estimatori? Perché c'è da dire che comunque nell'anno con Zeman è cresciuto molto, è stata una vera e propria rivelazione. Sì, sì, di Capuano abbiamo parlato, nel senso che vabbè, è ovvio che il mister quando è arrivato a Roma ha fatto, diciamo così, una lista di preferenze, e credo che nella lista ci sia anche Capuano, almeno le notizie che io ho sono queste. Di Capuano abbiamo parlato spesso con Walter Sabatini, che lo conosce bene, probabilmente Walter Sabatini in questo momento ha delle priorità, non sono magari quelle di Capuano attualmente, ma non per il ruolo del giocatore, probabilmente per l'esperienza dei giocatori. Ho visto una sua dichiarazione che dice che comunque punta a prendere giocatori di esperienza internazionale, e credo che oggi come oggi non sia una pista percorribile, anche se da parte del, del mister c'è grande apprezzamento nei confronti del ragazzo. Credo probabilmente che il ragazzo rimanga a Pescara un anno a giocare in Serie A, e probabilmente il prossimo anno con l'esperienza della Serie A, quindi con l'esperienza internazionale e nazionale di cui parlava Sabatini, probabilmente è una pista che si può portare avanti, perché l'apprezzamento tecnico nel mondo del giocatore c'è, e questo è evidente. Quindi molto probabilmente un colpo futuribile. Volevo chiederti, sì, ad oggi, il valore del cartellino di Marco Capuano, qualora una squadra di Serie A, magari la Roma, volesse decidere di andarlo a trattare con il Pescara, da che base si partirebbe? Il Pescara per Marco Capuano chiede 5 milioni. Quindi Marco Capuano è 5 milioni in questo momento. Noi stiamo portando avanti trattative con squadre estere su una cifra più bassa, che infatti non stanno andando in porto per questo motivo. Ah, anche perché il ragazzo sarebbe andato volentieri anche all'estero a questo punto, da quello che dici. Sì, 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 per Capuano andare in Italia e andare all'estero non c'è nessuna differenza. Bene, quindi, bene, come no, sì, assolutamente. Insomma, quindi vuole andare via da Pescara, potremmo dire. O vuole provare altre esperienze? No, assolutamente no. Marco sta bene a Pescara, nel senso che Marco l'idea di giocare a Pescara la Serie A per lui è una cosa positiva. Lui è di Pescara, quindi la squadra della sua città da piccolo sognava di poter giocare con la maglia di Pescara in Serie A, quindi per lui non ci sono problemi. Se poi arriva un'occasione, arriva un'offerta importante, è ovvio che stiamo parlando del Pescara e non del Milan, della Roma e della Juve, quindi di conseguenza ci si adatta volentieri. Le squadre straniere, Ulisse, sono di squadre importanti, di campionati importanti, o comunque parliamo di squadre di seconda fascia? No, stiamo parlando del Monaco, che comunque in questo momento penso che sia una meta da tanti, anche per la nuova proprietà che comunque ha disponibilità economiche importanti, e stiamo parlando anche di una squadra ucraina, che è la squadra del di Wander Ramos, che è di Dnipro. Ovviamente sì, ovviamente si tratta di due mete importanti, soprattutto dal punto di vista economico in questo momento, perché comunque Dnipro è un campionato ucraino, quindi comunque sarebbe una scelta di vita importante, mentre il Monaco fa la Serie B in Francia, però comunque c'è Ranieri anche, no? Sì, c'è Ranieri, sì. È un posto affascinante, quindi è una cosa che comunque ci attrae molto, però ripeto, sono situazioni che sono in fieri, vediamo, cioè, non c'è fretta, sinceramente non ho fretta per Capuano.
Guarda, Ulisse, un'ultima curiosità, poi ti lasciamo anche la tua giornata, le tue trattative. Sì. Non vorrei sbagliarmi, tu hai curato o curi comunque anche gli interessi di Shaqiri? Sì, ho proposto Shaqiri io. E alla Roma? Alla Roma. Alla Roma. C'è sì. mai sta- quindi c'è stato qualcosa, possiamo dirlo? Sì, c'è stato un incontro con i dirigenti di Roma, con Walter Sabatini a novembre scorso, con il suo agente che ai tempi era Franco Moretti. E, c'è stato un pourparlè e poi ovviamente io avevo capito che ovviamente il movimento Shaqiri non era la prima scelta per la Roma, che puntava molto sulla Mera, però credo che probabilmente con Shaqiri in Italia si è perso un'occasione, sinceramente. Che è un ottimo giocatore, no? Comunque sì, ha puntato fortemente sì. il Bayern di Monaco su di lui. Sì, ma il Monaco ha speso 12 milioni di euro per acquistarlo e credo probabilmente che in Italia o la Roma o altre squadre abbiamo perso un'occasione, perché secondo me è un giocatore di grande qualità che probabilmente apprezzeremo nel Bayern Monaco per poi cercare di comprarlo fra due anni a 40 milioni di euro. Sì. Sì. Come sempre, Ulisse, noi ti ringraziamo, è stata una bellissima grazie. Chiacchierata di calcio, ti auguriamo un buon pomeriggio e buon lavoro in questi momenti caldi legati al mercato e poi magari ci risentiremo più in là. A giochi fatti. Ok. Un abbraccio, grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Ulisse, grazie.